Ciao a tutti ragazzi, bella lì e ben ritrovati sul mio canale. E come potete ben vedere, finalmente siamo su Blasphemous 2, sequel appunto del primo Blasphemous. L'ho aspettato per tanto, ho adorato Blasphemous e se volete vi invito a recuperare la mia serie sul canale. L'ho rifatta tempo fa. È un Metroidvania molto punitivo, abbastanza difficile, quindi può essere che non sia il gioco per tutti. Questo già ve lo sottolineo, però ovviamente giocando, facendo pratica, ce la potete fare, non è che è impossibile. Allora, faccio una grande premessa prima di iniziare questo primo video. Farò questo primo video, poi questa serie andrà in stand-by, ragazzi, perché sono troppo impegnato sul canale. Sto portando già un altro Metroidvania. Sto portando Final Fantasy XVI, sto facendo le boss fight no damage, sto facendo un botto di roba, veramente. Sono da solo e quindi abbiate pietà per la mia povera anima. Comunque ci tenevo a fare questo primo video con i primi pareri sul gioco e così via, perché ne vale veramente la pena. Io ho avuto modo di giocarlo un po', ragazzi. L'ho giocato per un'oretta, 2 orette, 1 ora e 56, e mi ha fatto veramente delle belle impressioni. Sotto vari punti di vista, ovviamente non posso darvi un giudizio definitivo, ci gioco da 2 ore. Però in questo video cercherò di farvi vedere alcune cose, come col mio solito modus operandi, vi spiegherò il gioco e così via. Allora, qua se volete l'accessibilità. Altrimenti schermo, non so che cazzo sia comunque. Qua potete cambiare la visualizzazione dei danni a vostro gusto. Numeri disattivato, quindi vi toglie l'HUD di gioco se volete ancora una difficoltà maggiore. Questo se fate disattivato non vedete la vostra vita e presumo non vediate nemmeno quella dei boss. Lasciamo comunque la barra. Potete scegliere lingua spagnolo o inglese. Ma, scusate un attimo. Ok. Io direi di iniziare subito senza indugi. Andiamo a fare una nuova partita. Lo facciamo sul terzo slot. Filmatino, quindi non parlerò durante il filmato, ovviamente. Nel cuore tutto mette radici solitarie. Restano orme senza compagni, come nell'acqua o nelle profondità dell'oceano. Eternal dawn of our penances heralds its imminent end. Each was born to put an end to the other. Now both await, but while yours slumbers, mine remains vigilant. May the miracle bear witness to this oath. Ma era By which crisanta? I remain here for our long-awaited meeting. Non ho capito se qual è la crisanta dell'agonia bendata. Wounded by the silence of this Perché non aveva l'armatura dorata nel primo, correggetemi se sbaglio, però l'armatura quella era comunque. Tra l'altro fighissima And crisanta. then, as the city of the blessed name rose up, borne on the shoulders of three mighty statues, the resounding beat of a great heart could be heard emanating from the clouds, thundering like the knell of an unseen church bell, raised higher than any other, enchanting us all to lift our gaze aloft in an ascetic call to prayer. For the miracle was about to give birth to a child. Ed ecco il risveglio del penitente. Allora, primo colpo d'occhio, devo dire che mi è sembrato che ci fosse stato quasi un downgrade grafico rispetto al primo capitolo, ma probabilmente era la mia impressione. Perché poi sono andato un pochino avanti, appunto, le ambientazioni sono veramente fighe.
Così guardando il personaggio, no, così ho detto, mi è sembrato un po' un downgrade grafico. È squisita la grafica di questo gioco, ragazzi. A parte che il gioco è squisito, è veramente bellissimo. Quindi mi raccomando, recuperate il primo Blasphemous se non l'avete giocato e se amate Metroidvania. Triangolo per curarsi. Premi triangolo per consumare una delle tue boccette biliari e recuperare vitalità. Queste boccette si ricaricano sostando presso un inginocchiatoio che vedremo più avanti. Ora non abbiamo armi, come potete vedere. Ecco la cosa bella, ragazzi, è che come potete ben vedere qui abbiamo una scelta di tre armi. Non so ora io se, ad esempio, io ho preso quest'arma qua e penso che prenderò questa anche ora. Cioè nel senso, se io ad esempio prendo quest'arma, vado avanti, se dopo potrò utilizzare anche le altre. Mi sa che ogni run se scegliete quell'arma ve la portate fino alla fine, almeno lo presumo io, non lo so, magari avanti poi si potranno sbloccare anche le altre. Comunque voi potete fare delle prove. Ah, e poi ogni arma ha la sua peculiarità. Questa, ad esempio, l'ho visto ora, incendia, però consuma appunto la barra là, che non mi ricordo, mi sfugge il nome. E qui potete fare la prova anche per vedere effettivamente i danni che fa. Ovviamente c'è l'attacco anche in salto. Vediamo questa invece. Questa è più veloce. Però comunque vedete? Molto veloce. Con R1 cosa fa? Questa para, ad esempio, vedete? Anche questa ha la parata. Parando nel momento giusto si può contrattaccare i nemici. Attenzione che non su tutti i colpi si può effettuare la deflessione, perché alcuni colpi li potete parare, ma il penitente non contrattaccherà. Questo ve lo spiego subito perché è molto importante. E quindi qui avete appunto la vostra scelta. Provate le armi, vedete R1 qui paro. È figa sta cosa di quest'arma qua invece. Cioè già fa tanti danni così. Vediamo un colpo normale. Ah. Ok, vediamo se la potenzia. Minchia che danno. Fa molti più danni, quindi ovviamente la potenzia. Però ragazzi, io in tutta onestà preferisco utilizzare questa. Per ora almeno. Ah! Una differenza dal primo capitolo, che la sottolineo bene anche questa, nel primo capitolo non cioè, quando voi schivavate non c'era il frame di invincibilità, invece qui è possibile schivare attraverso i colpi dei nemici. Poi correggetemi se ho detto una minchiata, ma nel primo non mi pareva si potesse appunto schivare attraverso i colpi dei nemici. Avete scelto il vostro compagno in questo pellegrinaggio, solo il miracolo sa quando vi troverete di nuovo al cospetto delle sue due sorelle. Però sono anche tentato di cambiare arma. Per ora però, dai. Cioè, visto che la mia blind run l'ho fatta con questa, potevo anche cambiare, vabbè, ma sti cazzi. Ed eccoci qua. Allora, con option andate qui dove potete vedere appunto la schermata con la vostra vita, il mana, l'energia lì. Poi Ruego all'alba appunto è l'arma che ho scelto io, però vedete che mi dà anche gli altri due slot. Quindi non vorrei che dopo avanti si possano appunto sbloccare anche le altre. Qui potete scorrere le varie cose, al momento non ho nulla, ho solo questa schermata, poi vedremo i grani di rosari. I grani di rosario che potenziano il penitente e altre cose progredendo con l'avventura. Detto questo, col touch appunto invece aprite la mappa e potete posizionare i segnalini. E se, sarà molto importante posizionarli. La cosa bella, ragazzi, è che il gioco, come nel primo, si aprirà come una boss fight. Qua non posso ancora andare, vedete, si andrà avanti sicuramente, quindi in questo caso, se volete, vi potete mettere ad esempio un segnalino, potete mettere anche il forziere. Premendo la X uscite e appunto lì, vedete, rimane il segnalino, così vi ricordate che lì c'è qualcosa o dovete tornare. Giù X per scendere da queste piattaforme. Ah! Con giù quadrato, guardate, fa questo colpo.
Avete visto l'animazione com'era? Questo è debole. Più andate in alto, più sarà potente il colpo, guardate. Vedete che diversa l'animazione, guardate. Tutte cose che ci tengo a spiegarvi subito. Bene, questo è l'inginocchiatoio dove appunto, vedete, io ho consumato la boccetta biliare per curarmi. Ora, ogni volta che vi inginocchiate, recuperate le boccette biliari e attenzione che rigenerate anche i mostri che avete ucciso. Riposati presso un inginocchiatoio e ripristinerai la tua salute e le tue boccette. Inoltre, è l'unico modo per salvare i tuoi progressi. Se muori, riapparirai vicino all'ultimo inginocchiatoio che hai visitato e tutti i progressi fatti da quel punto in poi andranno perduti. Inginocchiati ogni volta che ne trovi uno, questo è molto importante. Aspetta un secondo. Ok, qua ancora non posso andare. Non so se ci sarà un doppio salto avanti, eh. Nel primo non c'era. E qua parte subito il gioco con una boss fight. Non difficilissima, però comunque fate sempre attenzione. Voglio provare se con il boss posso schivare attraverso i suoi colpi. Contro i nemici si può. Senza volto, cesello dell'oblio. Qui schivate e poi lo potete colpire. Vediamo se posso schivare. No. Quindi con i boss mi sa che non si può schivare. Vabbè, qua bisogna saltare, ragazzi. Nulla di che, vedete. Occhio perché dopo farà una carica anche. Eventualmente, vedete, saltando non mi colpisce. Però strano, fatemi riprovare. Voglio provare a schivare il suo colpo un attimo. Cioè, a passare attraverso il suo coso. Vediamo. No, non posso passare attraverso quello. Saltate qua. Anche quello non penso si possa schivare. Ho sbagliato io? Eppure con i nemici, ragazzi, vi assicuro che si può schivare. Qua saltate. Sì, ma è semplice, eh. Yes. Però allora con i boss Requiem Aeternam, quanto mi mancava questa scritta e quanto mi mancava Blasphemous. Guardate che belle le animazioni anche, filmati. Ricordo male io, quindi anche nel primo già, poi vi spiegherò anche i marchi del martirio. Mi ricordavo male io, quindi anche nel primo si poteva schivare attraverso i nemici, eppure non mi sembra. Questi servono per aprire le zone. Guardate che bella l'ambientazione. Fanculo, scusate. Questa potrei usarla come immagine di copertina eventualmente, poi vedo quella che più mi aggrada. Penitent one returned from the tomb and walking among the mourners. Your awakening is now written on the eternal pages. Annunziada is my name, and I hail from the heavenly mountains on high, the seat and the beginning of all that is holy, so that I may address you. Qua non ve lo leggo perché tanto parla a loro, quindi non sto a leggere quello che dicono. Vi do il tempo di leggere semplicemente. Look upon me thus as a preceptor in this enterprise, hailing from the highest of all seats. Penitent one, the miracle shall give birth to a new child in a great heart descended from the clouds that watches over the ancient city of the blessed name from on high. You must reach it to stop its birth.
But on this ascending path of penitence, the Arch Confraternity awaits you. Those penitents that the miracle itself took as its sentinels now await your arrival. Ecco, qui sono confetti umani, appunto c'è questa Arci Confraternita e questi sarebbero i boss che andremo ad affrontare nella storia. Però mi sembra strano che il gioco già vada di spoiler. Cioè, nel senso, ora ve li farà vedere, mi pare molto strana come cosa. Sarebbe triste se ve li spoiler e ci sono solo quei boss. Io penso che non ci siano solo i boss che vedremo ora, almeno spero. Vedete, ora ve li fa vedere. Orospina, the confraternity of embroiderers. Benedicta of the confraternity of endless orison. Odon of the confraternity of salt. Figo questo. Lesmes of the confraternity of incorruptible flesh. All under the dictate of the oldest penitent. The first among them all, who was Eviterno, father of the penitents. Penitent One, the miracle has instilled three regrets in the consciences of three of its guardians. Ecco, gli ha fatti vedere, appunto, sarebbero cinque boss, sono davvero pochi, cioè nel primo altro che cinque boss c'erano, erano veramente tanti. Però secondo me quelli saranno i mega boss che già vi presenta e durante la nostra avventura ci saranno altri boss, almeno mi auguro. Only by revealing them shall you achieve the humiliation of the sculpted figures that hold up the city, allowing you to ascend to its upper reaches and finally to the great heart. Look for the guardians. Look for the guardians. E qua appunto vi segna alcune delle posizioni. Però me ne segna tre, solo tre. Loro erano cinque contando il mega boss che dovrebbe essere il boss finale, l'ultimo capo di cui ho parlato. La mappa sarà enorme secondo me, ragazzi, di sto gioco, veramente enorme. Only by revealing the regrets guarded by the three Bene. E qui inizia ufficialmente la nostra avventura. Quindi quadrato si attacca, ragazzi, X si salta, R2 schivata, R1 per parare i colpi dei nemici. Regola Alba è l'arma più equilibrata del tuo arsenale. Dietro le sue grossolane lame secchettate si cela uno strumento versatile, in grado di sferrare potenti attacchi senza concedere al nemico un attimo di tregua. Beh, parliamone, dipende anche da come giocate voi. Il patto di sangue consente alle ferite inferte, questa non l'ho ancora ben capita. Il patto di sangue consente alle ferite inferte ai nemici di guarire quelle di chi lo brandisce. Cioè, posso recuperare vita attaccando? Mi pare strano. Questo ve l'ho fatto vedere prima, mentre si è a mezz'aria giù quadrato. Vedete che posso schivare attraverso i nemici? R1 è appunto la parata. E poi farai il colpo in automatico, non dovete più schiacciare nulla, voi dovete limitarvi a premere R1. Non siete obbligati ovviamente a utilizzare la parata, vedete voi a vostra discrezione. Poi magari ci saranno alcuni nemici su cui è consigliato farla, altri dove è meglio schivare. In questo caso io posso schivare attraverso il nemico, colpirlo e poi eventualmente parare se ho voglia. Questa è un'animazione molto strana, guardate com'è lento il colpo. È molto lento, cioè è un po' rallentato, quindi potrebbe sballarvi la tempistica, però vedete? Ho parlato troppo prima. Per questo dico, i colpi rallentati li odio, però ovviamente sono fatti apposta per farvi sbagliare. In alto a destra ci sono le lacrime di redenzione che serviranno per varie cose. Pensavo di aver parlato prima. La finestra della parata non è male, eh? Potete parlare anche un filino prima volendo, anche se è meglio farlo ovviamente con tempismo. Qui non so se ci sia un segreto, ma è probabile. Questo è abbastanza palese che sia un segreto.
E qui, come potete vedere, non posso passare, non so come si attiva, come si apre questa porta, sicuramente si andrà avanti col progredire dell'avventura. Quindi in questo caso, segnalino ragazzi, schiacciate la X almeno, vi segnate che lì ci dovete tornare. Ora mi conviene curarmi perché ho poca vita. Ecco, qua prendiamo ragazzi il nostro primo incantamento. Attaccare e giustiziare i nemici, riempi la tua barra del fervore, quella blu, ecco, non mi ricordavo che si chiamava barra del fervore, ho usato il termine mana, che ti consente di eseguire varie e potenti preghiere. Puoi equipaggiare dall'inventario. Versetti, premi pallino per recitare una preghiera rapida, canti, combina giù più pallino, sì, il cerchio lo chiamo pallino, per invocare una potente preghiera. Quindi in questo caso, vedete, questo è un canto e sono obbligato a metterlo qui e si effettuerà premendo appunto giù pallino. Petenera alla sepoltura delle luci, invoca fiamme dalla terra che infliggono danni da fuoco. E ora ve la mostro subito. Guardate i danni. Shottato, è veramente forte come magia. E poi c'è da considerare che è la prima. Per essere la prima è molto forte. Questo è un rischio. E si possono colpire, come potete vedere, due nemici contemporaneamente con la parata, non solo uno. Queste sono delle lacrime di redenzione, più 800. Qui vedete che ci sono queste specie di lucciole, chiamiamole così. Probabilmente questo sarà come nel primo Blasphemous, dopo che avremo sbloccato determinate cose, qui si attiveranno delle piattaforme che ci permetteranno di andare avanti. O qualcosa del genere comunque. Quindi anche qui, qualora lo volete fare, potete metterci un altro segnalino. Vaffanculo, scusate ancora. Per sicurezza mi curo. Ah, non funziona qua in bilico, interessante sta cosa. Avete visto? Ho trovato la magia ma non funziona. Parlato malissimo. No, ho sbagliato. Ecco, anche qua è molto strano. Nel senso che non capisco come si faccia. Vedete che però fanno dei cenni. Forse questo si può distruggere o dopo che sblocchiamo la data abilità o piombando appunto dall'alto. Quindi con questa mossa potenziata che vi ho fatto vedere prima. Quindi qua, anche qui potete mettere un segnalino se volete. Parata troppo prima. Ancora. Questo era l'esecuzione, ragazzi. Alcuni attacchi possono stordire i tuoi nemici. Quando ciò accade, premi L2 per giustiziare i nemici storditi. Sconfiggere un nemico in questo modo ti fa guadagnare fervore, lacrime di redenzione e punti martirio bonus. Perdonatemi se sto giocando un po' di merda, ma sono anche 2:30 di notte, vi dico. Questi c'erano anche nel primo. Ancora Enda. Ancora troppo prima. Quanto siamo di video? 23 minuti. Sì, potrei anche fare. Questi qua sono fighi, guardate. Per evitarli basta saltare. Sono molto belli, eh. Voglio vedere se con la schivata posso. Ok, posso passare attraverso, ma anche quando rotolano. Anche quando rotolano. È strano però che gli sviluppatori non hanno fatto che si possa fare con i boss. Forse solo su alcuni colpi di boss si può fare. Ma fa solo quella mossa lì. E se lo paro. Vedete? In questo caso su questo colpo non fa il contrattacco, vedete? Si può solo parare. Ovviamente i nemici iniziali del gioco sono facili, più andremo avanti, più ci saranno nemici difficili da fronteggiare con un moveset ognuno vario tra di esso. Città del nome benedetto, questo dovrebbe essere l'hub principale del gioco.
Qui ancora, vedete, non si può andare perché avanti sbloccheremo un'abilità che ci permetterà di arrampicarci. Se non sbaglio, nel primo si poteva fare di default questa cosa, già da subito. Magari ricordo male io, è da un po' che non lo gioco. Sentite anche la colonna sonora, quanto è meravigliosa. Ecco, questo è importante, ragazzi. Questo lo facciamo. Welcome to my most humble of workshops, which is a flurry of sawdust, glue and varnish. Montagnez is my name, master sculptor. One of those who, with steady hand and silver chisel, patiently carve out from the wood the faithful shapes of our true saints, so that they might be contemplated and revered by the devout. Lo scultore, praticamente. No trace of light remains in my glassy eyes, yet still I know what thou seekest and needest. For are we not all penitents on this earth? Questa frase, perdonatemi, è bellissima. Perché non siamo forse tutti penitenti su questa terra in un modo o nell'altro? Ed è la realtà. The miracle proclaimed that, as my profession was that of a master sculptor, I should carve in wood the figure of the most blessed lady as my last work of art. Penitent one, I beg you, help me in this, my final piece of work. Seek out for me the finest chisels and tools, the most wondrous of pigments, and the most delicate of varnishes. And I can sculpt for thee figures that will fit into the altarpiece you carry on your back. Like this very one I offer to thee here. Questo è molto molto interessante, ragazzi. Non c'era nel primo sta roba qua. Please accept this as a gesture of my unending gratitude. Hai acquisito il traditore. It is but the first piece of many more I shall carve for you. Now I shall place it upon the altarpiece upon your back, and you will feel its grace, but also its burden. The hands of the miracle will guide me in the carving in accordance with the memory you bring me. May they guide thee as they guide me, penitent one. Visita il laboratorio dello scultore ogni volta che vuoi equipaggiare delle figure nella tua pala d'altare dei favori. Ogni figura conferisce potenti benefici al penitente e può reagire in modi misteriosi quando viene posta accanto ad altre nella pala, e appunto si potranno creare delle build, secondo me, veramente fighe, almeno così mi pare di aver capito. Puoi aumentare il numero di slot della tua pala d'altare dei favori in cambio di marchi del martirio. Ecco, questa è una delle cose a cui servono i marchi del martirio, poi non so se serviranno ad altro. Vedete, qui potete fare consegna strumento, non c'è nulla da consegnare, consegna ricordo nemmeno, che non so cosa sia. Posso già aumentare la capacità della pala volendo, però prima facciamo così: apri pala d'altare dei favori, vedete? Per ora posso metterne due, ma al momento ne ho solo una, e quindi la... guardate quante sono, ragazzi, sono veramente tante. Questa è la prima che ci ha appunto regalato. Aumenta i danni fisici inflitti, quindi mi pare più 10%, e vedete che lo fa vedere tra le armi, quindi indipendentemente dall'arma che voi abbiate scelto all'inizio, aumenta comunque i danni del 10%. Andiamo subito a equipaggiarla. Se io adesso uso la roba lì, il cazzo di coso del martirio, che non mi ricordo più come minchia si chiama, perdonatemi,
Guardate, vuoi potenziare la pala d'altare sbalzata? The altarpiece on your back now has more capacity. Here I will wait for you until you gather more marks of martyrdom to extend your altarpiece. Marchio del martirio. Vedete che ne ho una in più? Secondo me si potranno fare delle build veramente fighe, perché poi si sommano tutte, cioè sono praticamente... sono 8 in totale, però sarebbero una build a sinistra, destra, in basso, a sinistra, poi a destra. Ovvio che poi magari sarà ancora più figo, perché si cercherà di fare una build unica. Tutte queste cose probabilmente si sommeranno, rendendo il penitente veramente forte. Risonanze, però non so cosa sia. Cosa cambia? Perché? Vedete, favori del miracolo, se vado su risonanze mi dà vuoto, vuoto, bloccato. Questo non lo so, lo vedrò scoprendo, giocando. May the hands of the miracle guide thee, penitent one. Ok, andiamo avanti. Cioè, non voglio fare un video lunghissimo, anche perché siamo già a mezz'ora, anche perché, ripeto, poi la serie rimarrà in stand-by. Volevo darvi giusto un'infarinatura alla veloce sul gioco. Ecco, di qua, ragazzi, si va avanti, eh. Ecco, qui praticamente, se avete accumulato la colpa, che cos'è la colpa? Praticamente è un malus. Quando voi morite, vedete dove c'è Immaculatus? Più volte morite, più quella percentuale sale. Praticamente più sale, più la vostra difesa si abbasserà e prenderete più danni. Ovviamente se morite potete andare a recuperare il vostro frammento di colpa. Quando mi capiterà di morire vi farò vedere che cos'è. E qui potete appunto espiare la colpa pagando lacrime di redenzione. That separates sin and confession. Crime and judgment conceals naught but shadows. Here, in my darkness, there remaineth but tears for me and forgiveness for those of you who seeketh it. Where are the bereaved now? Where are the repentant? How long since the long agony of this sacrament began? Now that your penance of silence and the pain that plagues your flesh has led you to my dark confessional, let me purge the guilt you bear and thus alleviate your burden. Penitent one, return when the guilt scorches your brow. Vedete, qui non ho colpa perché non sono morto, quindi vi dice il penitente: tornate quando la colpa vi brucerà la fronte. I will free you from your burden, for that is my purpose. Ambientazioni fantastiche, colonna sonora stupenda, gameplay comunque ben fatto per quel poco che ho potuto vedere, ed è stato molto stratificato, reso migliore da quel poco che ho potuto vedere veramente. Ci sarà anche un potenziamento di questo, ragazzi, avanti, si potrà potenziare appunto la parata che farà più danni, però va fatta non in anticipo, ma va fatta un po' all'ultimo per effettuare quel contrattacco più forte, ma lo vedremo poi. Vabbè, questo ve l'ho già fatto vedere, appunto per aprire la mappa, i marcatori, sti cazzi. Questi sono innocui, vedete? Cioè, nel senso, innocui che non vi attaccano. Prendete danno solo qualora impattate con loro. Occhio, perché queste cadono. Sì, posso anche non ucciderli, eh. È che mi rompono un po' i coglioni. Qua ci potremo andare poi, vedete, a prendere quelle lacrime di redenzione là. Non posso ancora prenderle. Mi serve la roba per aggrapparmi qua. Vi faccio vedere il discorso là della schivata, anche qui. No, voglio farvi vedere proprio nel momento giusto. Vedete che ho il frame di invincibilità su alcuni colpi? Vedete che non mi colpisce?
spero che si possa fare anche su alcuni colpi dei boss avanti. Abbastanza semplici quelli, però quando sono un po' possono rompere i coglioni, eh. Cioè, questi qua potete evitarli, se volete non siete obbligati a ucciderli. Anche quello non sono obbligato a ucciderlo. Questi occhio, eh. Fate in tempo a dargli due colpi, vedete? E poi appunto a fare la parata. Due colpi e paro. Questo ovviamente non si potrà fare con tutti i nemici, perché magari ora che date il secondo colpo sono veloci, quindi vi colpiscono. Loro, avendo, essendo un po' lenti, si fa in tempo a dargli due colpi e poi parare. O eventualmente potete schivare attraverso. La cosa interessante di questi nemici è che se voi li colpate dietro la schiena non gli fate danni, vedete? Però si può distruggere appunto lo scudo. Non capisco come cazzo si prenda qualcosa qua in alto, vedete? Quelle lacrime di redenzione lì. Perché io ho provato a scendere da qua, però non scendo lì. Quindi boh, o ci sarà un doppio salto, un salto maggiorato avanti, non lo so. Questi li devo levare dal cazzo perché rompono i coglioni. Mi spiace ucciderli perché sono innocui. Ah, non ho parato, sono un coglione. Perché? Ho parato. Non ho parato, vabbè. Questo non arriva fin qua, la gittata massima è quella. Non siete obbligati, come ho detto prima, a parare, a vostra discrezione. Se preferite potete schivare. Ok. Ed qua non posso ancora andare, devo sbloccare la roba per arrampicarmi. Questo lo evito, povero Cristo. Minchia, l'ho shottato, ce n'era un altro di quei bastardi. Ce n'era un altro di questi, l'ho shottato. Ma no, no. Colpo dall'alto quando è tanto in alto è veramente forte, questo. Ecco, qui c'è un inginocchiatoio, ragazzi. Non ho capito ancora la funzione di queste robe qua, guardate. Non ne ho idea di che cosa cazzo servono, se mi serve un'arma particolare o se serve un'abilità particolare. E qui appunto non si può andare. Eventualmente qua, come al solito, piazzate il vostro segnalino, così sapete che ci potete tornare. Volevo far vedere solo una cosa prima di chiudere il video. Qui il nemico che apparirà qui, che è abbastanza forte, questo è forte, eh? Quindi utilizziamo subito questa. Questo va saltato, avete visto che ha fatto una scarica elettrica. Questo va saltato per essere schivato. Questo va parato, però non contrattacca. Posso schivare anche attraverso, però. E se schivo attraverso mentre fa quello, ok, posso schivare. Guardate, posso schivare o parare, ma in questo caso è meglio schivare, perché se paro mi sbalza via. Ve lo faccio rivedere. Dai, attaccami. Guardate, eh. Vedete? Quindi in questo caso quel colpo è meglio schivarlo. Who are you? Whose face and name you keep hidden? No. Your name is of no consequence if your footsteps have led you to me. Yerma is mine own. Yerma. Che non so se sia un maschio o una donna. Penso una donna. But this is not the right moment. For the steps that my promise inspires are swift, and the will that directs them unshakable. This hatred
which blinds my reason with shadows. I must leave at once. Bene, hai acquisito lancia, non ho fatto tempo a leggere, vaffanculo. Ricordi dell'arma. Ora hai accesso alla sezione ricordi arma nel tuo inventario. Usa i marchi del martirio per acquisire tecniche di combattimento avanzate, quello di cui appunto vi parlavo prima. Individua i penitenti portatori per sbloccare tecniche ancora più potenti. Quindi, vedete, lancia temperata dalle battaglie. La punta di un oggetto di culto trasformato in arma ha posto una fine violenta alla vita di innumerevoli nemici e i ricordi di quelle morti persistono. La sua forza risiede nell'arsenale di penitenza, in cui può essere risvegliata. Quindi ora, scorrendo R1, vedete, ho la possibilità di potenziare varie cose, tra cui questo, vedete, punizione, guardate la differenza, guardate l'animazione, fa più danni. Però vedete, premi R1 all'ultimo momento per sferrare un fendente devastante che colpisce più volte. Se premete troppo prima, l'animazione sarà invece quella base, non sarà questa. Questo deve essere interessante, la mia blind run ancora non l'ho sbloccato. Tieni premuto R1 più quadrato con la barra piena per attivare patto di sangue. Potenzia tutti i colpi di ruego all'alba con danni mistici aggiuntivi. Carica la barra infliggendo danni con ruego all'alba. E poi c'è anche questo che è carino. No, perdonatemi. Sì, questo qua. Premi su quadrato per eseguire un'ascensione cremisi, quella che avete appena visto. Premi giù quadrato per eseguire ciclone cremisi. Quindi ogni arma avrà poi il suo ramo delle abilità. Ad esempio qua, presumo una specie di mazza ferrata che abbiamo visto all'inizio, non potenzierà la punizione perché non dispone della punizione, ma potenzierà lì il potenziamento là di fuoco. Il power up col fuoco. Vediamo un secondino una cosa. Puttana me. Ecco, vabbè. E ora finalmente ho sbloccato quello che vi dicevo prima. Mi posso arrampicare. Ed era dell'ascensione. Alcune superfici possono essere utilizzate per scalare. Tieni premuto R2 per aggrapparti e non scivolare. Però mi ricordavo che ci fosse di default nel primo blast questa cosa. Vedete, se lascio R2, scivolo. Sfera di piombo graffiato. Ed ecco il nostro primo grano di rosario, già presente nel primo capitolo. Equipaggia grani di rosario nell'inventario per migliorare le caratteristiche del penitente. Trova altri nodi per aumentare il numero di grani che puoi equipaggiare. Quindi questo ce lo andiamo subito a equipaggiare, vedete. Aumenta leggermente la resistenza a tutti i danni fisici. Fino a 5 se ne potranno equipaggiare contemporaneamente. Quindi se pensiamo a questo, più il discorso là delle build che questo, secondo me diventeremo potentissimi. Ovviamente poi saranno anche più difficili i nemici, i boss, col progredire dell'avventura. Non è che ci potenziamo solo noi. Volevo farvi vedere una cosa, ma mi sa che non facciamo in tempo. Perché non posso ancora. E vedete, ne ho zero, cazzo. Sleep, my child. Sleep. Questa vi parlerà e poi smetterà di parlare. Nessuna risposta. Io presumo che sarà probabilmente, se non sicuramente, una quest. Per poterla attivare dovremo sicuramente portarle un oggetto. Sicuramente sarà così. Quindi ora, quanto siamo di video? Perdonatemi, 43 minuti. Io direi che mi fermo a breve. Volevo farvi vedere una cosa, ma non faccio in tempo. Succhia. Succhia un'altra volta. Sì, anch'io però. Vedete, ora posso andare di qua finalmente. Bastardo. Ecco, attaccare e giustiziare i nemici ti consente di ottenere marchi del martirio, che possono essere utilizzati per migliorare alcune caratteristiche del penitente. Ora, benissimo, vi faccio vedere questa cosa, poi chiudo il video. Allora, ora vedete, col marchio del martirio posso scegliere di sbloccare combattente cremisi,
patto di sangue o eventualmente punizioni. In questo caso sblocchiamo punizione. Vi faccio vedere. Se premo prima, avete visto l'animazione, troppo prima per attivarlo, appunto, ve lo dice pure qua. Premere 1 per bloccare i colpi di nemici, lanciare un... No, perdonatemi qua. All'ultimo momento per sferrare un fendente devastante che appunto farà più danni, guardate. Avete visto? Fa molti più danni. E quindi lì questione di tempismo, di pratica, ragazzi. Ma ti vuole arrivare dal cazzo, ok? Ecco, qui, visto che siamo qua, ragazzi, qui vi faccio vedere sta roba che è una shortcut, ma vaffanculo. Guardate che danno, più di mezza barra di vita. Schippo tutto, tanto. Ah, devo andare di qua. Ah, questo è un problema. Se mi avesse colpito sarei caduto probabilmente. Ecco, là in alto c'è l'oggetto da prendere. Prendiamolo subito, almeno non ci penso più. Martelletto risonante dello scultore. Questo è appunto presumibilmente uno degli oggetti che bisogna portare al tizio che abbiamo visto prima. Piccolo martello quadrato. Gli abili scultori usano strumenti simili a questo per la lavorazione iniziale del legno. Tuttavia, è impossibile non concludere che un artista che utilizzi un martello così piccolo deve aver cercato di sottoporsi a una sorta di penitenza o punizione. Quindi, qua c'è una bellissima shortcut, come potete vedere, che ci riporta qui. Allora ragazzi, io mi fermo qua. Ovviamente io spero che questo video vi sia piaciuto e vi possa essere utile. Come già detto all'inizio del video, riprenderò molto molto avanti la serie di Blasphemous. Eventualmente potrei perdonatemi, Blasphemous 2. Eventualmente potrei riprenderla quando finisco After Image. Bella lì. Un saluto da Andrea Fangio.